Questa presidenza pretende, perché se non ne va di mezzo l'esistenza stessa di questa assemblea, che entro il giorno 30, così come previsto dalla legge, si chiuda la finanziaria. Corsa forsennata contro il tempo a Palazzo dei Normanni di Palermo per l'approvazione della legge finanziaria regionale nell'ultimo giorno utile, prima della scadenza dell'esercizio provvisorio, pena il commissariamento della regione. Decisa accelerata dall'ARS era stata impressa nel weekend con l'approvazione, tra le altre, anche della norma sui 12.000 disabili gravissimi siciliani, per i quali è stato istituito un fondo da 270 milioni di euro, 30 in più rispetto all'anno scorso. Aumenti per 1.600 euro lordi l'anno a 400 funzionari culturali, accelerazione per gli oltre 13.000 precari dei comuni e 380 regionali, comuni per i quali sarà anche snellito l'iter del finanziamento delle risorse. 7 milioni complessivi per le pulizie di fiumi e torrenti in risposta anche alla recente crisi idrica, contrastata dalla creazione dell'autorità di bacino, un nuovo dipartimento regionale che si occuperà proprio di emergenza idrica. Governo battuto però più volte in aula anche dai franchi tiratori con l'ausilio del voto segreto. Non passano l'esenzione del bollo auto, la norma sul biglietto unico per i trasporti e gli aiuti per l'acquisto della prima casa alle neocoppie, tutti temi fortemente voluti da governo e maggioranza. Ingorgo nella serata di ieri tanto da costringere il presidente del Parlamento Micciche ad interrompere la seduta alle 21.40 sul capitolo di bilancio inerente alla stabilizzazione dei precari RESAIS, approvato immediatamente questa mattina alla ripresa dei lavori, non senza polemiche. Ancora 10 ore prima della mezzanotte dell'ultimatum per l'approvazione della finanziaria, missione sempre più difficile. Entro oggi la legge dice che deve essere varata la finanziaria, diversamente viene sciolta questa assemblea. Io sono il presidente di questa assemblea e farò di tutto perché non venga sciolta.